Bentornati e bentornate qui su El Channel, benvenuti e benvenute se è la prima volta che aprite un video di questo canale. Io sono Eller e oggi uno svuota la spesa super particolare, perché sarà una svuota la spesa delle vacanze e non solo, ma anche un po' di ricomincio dieta, un po' di cartopazze, insomma in questo svuota la spesa vedrete davvero di tutto. E se siete curiosi di sapere che cosa ho comprato, ovviamente non vi rimane altro da fare che guardare il video, ma prima vi chiedo un like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Eller Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Bene raga, allora come non detto, nel senso che pensavo di non farvi gli svuota la spesa in questa stagione estiva, invece ho deciso di farvelo per due ragioni. Primo, perché è uno svuota la spesa estivo, quindi ho provato un altro negozio, in questo caso la Coop, e quindi vi posso dire insomma un po' di cose diverse. Sono a Roma, quindi la spesa l'ho fatta a Euroma 2, che è un centro commerciale, e quindi insomma mi è piaciuto veramente tanto. Ogni volta che vengo qui vado a Euroma 2 a fare la spesa perché mi trovo veramente molto molto bene, quindi volevo parlarvene. E dall'altra parte perché sto cercando di rimettermi un pochettino a dieta, al di là del fatto che ho preso qualche chilo, ma vi dirò, esteticamente sinceramente mi piace molto di più. Il punto è che, come al solito, quando prendo qualche chilo ho dei problemi molto grossi alla schiena, alle articolazioni delle gambe, eccetera, eccetera. E in più sto iniziando ad avere coliche, un giorno sì, un giorno no, per cui mi sa che devo ritornare a una dieta priva di zuccheri. Per far questo, diciamo che sto utilizzando ho deciso di utilizzare un mese di passaggio, perché non ce la faccio a togliere dall'oggi al domani, cioè sarebbe un inizio dieta un po' troppo aggressivo per me, per cui faccio insomma pian pianino. Ad ogni modo, in questo supermercato è bello perché appena tu entri c'è tutta una zona dedicata alla salute, quindi ci sono prodotti per la salute, prodotti per il benessere, anche di tipo alimentare. E quindi mi sono fermata lì, primo perché avevo dimenticato a casa la soluzione per le lenti a contatto, per cui ho preso il mio bel barattolone. In questo caso ho preso questo Benexé Occhi, che è disinfettante, conservante, detergente, risciacquante, idratante e rimuove i depositi mucoproteici, che questo è importantissimo soprattutto per chi utilizza le lenti a contatto. C'è un portalenti a contatto in omaggio, che io me ne ero portata uno piccolissimo qua, e quindi vabbè, adesso lo guardiamo insieme. Ecco, allora, portalenti è questo qua classico, con lente destra, lente sinistra, nel mio caso è indispensabile perché io ho gradazioni diverse, per cui questo molto apprezzato. E poi vabbè, c'è questo barattolone che praticamente utilizzerò come se non ci fossero domani, anche perché io ho delle lenti che sono giornaliere, per cui non le potrei utilizzare per più giorni di fila. Metto questo condizionale perché ogni tanto lo faccio, nonostante sia sconsigliato, ma perché magari a me la lente a contatto mi serve anche per fare la doccia, perché se io entro in doccia senza gli occhiali non vedo niente, non riconosco lo shampoo, non riconosco il balsamo, per cui anche semplicemente per quel quarto d'ora che mi faccio la doccia o quella mezz'ora che mi faccio la doccia e esco, mi servono le lenti a contatto, e per mezz'ora sinceramente mi dà fastidio doverle mettere e poi buttarle via, quindi magari le metto nel contenitore ben anacquate, insomma ben pulite, e poi le riutilizzo magari tipo la stessa sera per uscire, ecco. Quindi per me questa è indispensabile. Solitamente la prendo dall'ottico, ma in questo caso, dato che c'era proprio tutto il compartimento proprio di cose per il benessere, l'ho presa lì. Poi sempre in quel compartimento lì sono riuscita a trovare i miei mini cake, questi qua al limone e questi al cacao. Sono gli unici che prendo perché questo brand Cereal, di cui vi parlo spesso, mi arrivano anche da Amazon proprio perché non li trovo in tutti i supermercati. Comunque questo brand è un brand che propone prodotti abbastanza salubri, ecco. In questo caso ci sono i carboidrati, ma la maggior parte sono polioli e non zuccheri. Eccoli qua, carboidrati 52, di cui zuccheri 0, polioli 34, quindi questo è.
e ho preso questi, ma ho preso anche queste barrette Dukan, che praticamente, anche se io non faccio la dieta Dukan, però queste qua sono ottime. Perché non hanno zuccheri e perché non hanno, insomma, perché sono fatte con la crusca d'avena, per cui anche vanno a disinfiammare l'intestino e a darti quel senso di sazietà che non ti fa venire proprio come dire, quando fai quando togli gli zuccheri, i carboidrati, ti viene proprio, io la chiamo la carogna, quel che fa e ti fa venire gli attacchi di fame. Questi servono un attimino, la placano. Io normalmente o mangio una barretta al mattino come colazione o mangio due di questi, non di più. Poi abbiamo preso un po' di cose per la cena, due hamburger, è inutile che vi dica, sono hamburger normali, non di quelli confezionati all'origine, ma di quelli fatti proprio lì al banco. Poi abbiamo preso un po' di verdura, finocchi, in questo caso abbiamo preso vivi verde che dovrebbe essere coltivazione biologica ed ecosolidale, insomma le ha un po' tutte. Mi piace la Coop perché ha un po' di queste cose e quindi ti offre sempre dei prodotti di qualità, ma anche che vanno ad avere impatto ambientale basso, che sono fatti con plastica riciclata, carta riciclata, insomma tutte queste varie cose, anche se, come sapete se mi seguite, tutta questa storia del riciclo sinceramente va guardata un po' meglio, perché non sempre il riciclo è buono, perlomeno non sempre il riciclo produce meno scarti di quanti ne vada a riciclare. Ogni tanto capita che l'industria proprio del riciclo produca anche più scorie e più tossicità rispetto a quella che ne va a ridurre. Comunque, vabbè. Sono discorsi lunghissimi, come sapete io non ho un canale di questo genere e non li vado neanche a fare perché bisognerebbe entrare dentro ed esserne anche esperti. Io sono curiosa sì, ma esperta no, per cui evito di giudicare, però se posso cercare di contribuire ad avere un impatto ambientale un po' più basso e a sostenere quelle che sono le coltivazioni biologiche, lo faccio. In questo caso ho preso anche delle carote e poi ho preso un altro secondo, insomma, vado di secondi di carne perché volendo togliere i carboidrati o mangio pesce o mangio carne, perlomeno per il momento. Dopodiché io vado a sacchetti, raga, perché anzi, facciamo così, mi tolgo le cose grosse dal tavolo. Ho preso una cassa d'acqua lauretana. Come sapete, noi utilizziamo la caraffa, a casa nostra. Qua non abbiamo la caraffa, utilizzerei anche l'acqua perché so che l'acqua di Roma è veramente buona. Il mio punto di domanda sono le tubazioni di questo stabile, le tubature. Siccome, tra l'altro questa casa è stata chiusa per oltre un anno e mezzo, anzi anche due mi sa perché tenuto conto del lockdown, mi sa che è 2 anni che è chiusa, non sono proprio sicura che dalle tubazioni non arrivi niente perché appunto non essendoci stato fluire d'acqua probabilmente si sono sporcate, quindi vorrei evitare insomma di intossicarmi di qualcosa che non va bene, quindi ho preso la cassa d'acqua. Questa qua è la lauretana naturale. La lauretana è una di quelle acque con il minor residuo fisso, credo che abbia l'8% di residuo fisso, per cui o il 14, ecco 14 c'è scritto qua, per cui insomma è una delle migliori proprio sul mercato. Non la trovo sempre, questo c'è da dirlo, quindi l'ho trovata la Coop. E non la trovo sempre, ogni tanto in altri supermercati dove vado, dove acquisto, non c'è proprio la lauretana, non la trovo. Oppure se la trovo con le bottiglie di vetro, che poi però bisogna smaltirle. Sono anche meglio le bottiglie di vetro, però insomma. Vabbè, comunque, questa è, metto via anche questa. Poi ho preso un rotolone di questi perché, ragazzi, quando sei in un appartamento, cioè noi qua staremo qualche giorno, probabilmente. Se non succede nient'altro di strano, quando vedrete questo video saremo già a casa. Per cui ho preso questo per aiutarci nelle pulizie, in tutte le cose che bisogna fare, senza, insomma, avere troppe cose poi da smaltire o da riportare a casa. Poi, ecco, due cose. Il mio vizio per l'aperitivo, Valdobbiadene Prosecco. Vabbè, questi oramai lo sapete che sono i miei vizi. Ma ho preso anche questo liquore alla liquirizia, questo qui è di Caffo, che è praticamente un marchio calabrese. Quindi qui dice l'originale liquore calabrese di pura liquirizia, Liquorice. Credo che questo sia proprio, insomma, quello originale, per cui volevo provarlo. Questo va in freezer e questo va in frigo. Coca-Cola Zero. Allora, come vedete, bottigliette piccole, 4. Mister X non beve assolutamente alcolici, io ogni tanto bevo un bicchiere di prosecco, però veramente non è
non sono un'alcolizzata, anzi, cioè lo bevo solamente all'aperitivo o a cena, accompagnato di solito comunque col cibo, e non è che mi bevo una bottiglia ogni sera. Infatti ho preso una bottiglia che mi durerà tutto il tempo che staremo qui, e per Mr. X appunto ho preso queste Coca-Cola, così almeno qualcosa di fresco. Dopodiché ve l'avevo detto che stavolta era uno spesone lunghissimo. Allora, raga, no, anzi, andiamo avanti col cibo. Allora, abbiamo preso, siccome appunto sto iniziando a slittare e abbandonare gli zuccheri, come frutta, al posto di prendere le solite frutte zuccherine che mi piacciono tantissimo e che mi mancheranno una cifra come al solito, abbiamo preso i frutti di bosco, che praticamente sono quelli che hanno meno zucchero e quindi comunque che io posso continuare a mangiare anche quando faccio una dieta completamente priva di zuccheri. Abbiamo trovato queste scatole di mirtilli e lamponi insieme. Tenete conto che i lamponi costano di più. Questa scatola era al prezzo al chilo dei mirtilli, quindi ci si guadagna perché ci sono anche i lamponi. E poi abbiamo preso una scatola invece di soli mirtilli, che sono proprio quelli che hanno più potere nutrizionale e meno zucchero in assoluto. Poi, siccome volevamo farci l'aperitivo in terrazzo, voi forse non avete visto perché non vi ho fatto, vabbè, voi no, però neanche nel vlog ho fatto l'home tour. Però c'è un terrazzo qui molto molto grande, per cui abbiamo detto, siccome devo finire di fare un po' di lavoro, abbiamo detto facciamo l'aperitivo in terrazzo senza andare per forza ogni sera in spiaggia, e abbiamo preso delle cose per fare l'aperitivo. Uno solo di questi, e ci deve bastare perché non abbiamo intenzione di rimpinzarci di salumi, altra cosa che io normalmente non mangio praticamente mai, e uno solo di grana. Stessa cosa come prima, io non mangio neanche latticini, se mi seguite lo sapete, e quindi insomma abbiamo preso veramente il minimo indispensabile e appunto io farò l'aperitivo soprattutto con carote e finocchi. Nel frattempo abbiamo preso anche due di insalata mista. Questa qua a me piace moltissimo perché è pan di zucchero, che è una delle insalate migliori, più idratanti, eccetera. Poi c'è il radicchio rosso, che è un'altra delle insalate migliori perché è molto, contiene tantissimo ferro. E poi c'è la cicoria. E ne abbiamo presi due pacchi enormi, anche perché questi sono freschi, per cui quando li finiamo andremo a farne scorta. E poi sempre ci sono gli altri due per la colazione. E infine, come al solito, al posto di prendere i limoni, ho preferito prendere i lime, che mi piacciono di più, che li utilizzo anche, non so, per fare l'aperitivo, queste cose qua, ma mi piacciono veramente tantissimo, per cui li ho presi. Sempre anche questi, sempre di Vivi Verde, sempre della Coop. Poi, come vi ho detto, io non bevo, non utilizzo latticini, quindi non bevo latte, a meno che non ci sia altro. Sono andata a far scorta di latte d'avena, questo è senza zucchero. E questo è dell'Alpro, latte d'avena senza zucchero. A me non piace tanto questo, vi dico la verità, proprio di gusto il latte vegetale non mi piace per niente. Ogni tanto il latte di cocco, ma non sa più o meno di niente. E il latte d'avena mi piace solamente quello bio del Carrefour, però essendo andati alla Coop non ce l'avevano e quindi ho dovuto accontentarmi. Però ho preso questo e l'ho trovato anche senza zuccheri, per cui ho detto vabbè, dai. Almeno, anche se non mi piace tantissimo, però almeno è completamente senza zucchero. Ah, poi interessantissimo invece, se andate a fare la spesa a Euroma, ve lo consiglio, a Euroma 2, ve lo consiglio tantissimo, questo barattolino di tonno, filetti di tonno Angelo Parodi. Ragazzi, questo è uno dei marchi di tonno migliori che io abbia mai provato. In realtà non dei marchi di tonno per forza, perché c'è anche la ventresca, ci sono gli sgombri, insomma, tutti quei pesci che si prendono in scatola, le sardine, se non mi sbaglio. Comunque, questo è uno dei migliori e c'era praticamente questo barattolone enorme che è 500 ml, se non mi sbaglio, no, 425 grammi. E sgocciolato 280, che praticamente costava molto di meno che il barattolino in vetro del Rio Mare, quello piccolo. Per cui ve lo consiglio. Io ho preso questo, ma in realtà abbiamo fatto scorta, ce li porteremo anche a casa a Milano, perché a Milano io così non li trovo. Guardate, ne abbiamo presi tre. Poi, sempre perché a noi piace il tonno, quello in barattolino, abbiamo preso questi Rio Mare filetti di tonno lavorati a mano.
all'olio d'oliva con lime e zenzero. Allora, anche questi a me piacciono molto. Di solito quando li trovo in offerta a Milano faccio scorta, qua non li ho trovati in offerta, però ne ho presi 4 giusto appunto per eventualmente pranzare a casa o cenare a casa. Poi nel caso se dovessero avanzare ce li riportiamo su a Milano. Poi altra cosa che ho preso è questo Nescafè Gold, perché è un'altra delle caratteristiche della mia vita, che io non bevo caffè con la moca, non riesco, mi fa venire mal di stomaco. Se capita anche a voi e anche voi siete nella mia stessa situazione, fatemelo sapere nei commenti. Io ho risolto, dato che il caffè mi piace veramente tantissimo, ho risolto con il caffè solubile. Prendo questo qua che è Nescafè Gold, prendo sempre questo, solitamente prendo il barattolo quello grande che è sempre in offerta e che comunque già di default si spende meno. In realtà non l'ho trovato il barattolo grande, per cui ho preso quello piccolo, me lo porterò in giro finché poi non salgo su e me lo riporto anche a casa, quindi va benissimo così. Poi sempre per il cibo, Mr. X ha preso per se stesso questi grissini stirati a mano integrali e cotti al forno, e gliel'ho detto, ho insistito io, perché lui normalmente se non mangia almeno accompagnandosi con delle gallette, dei grissini, qualcosa, non gli piace, quindi io ho insistito per farglieli prendere. Sempre nella zona dove ho preso il liquido per gli occhi ho preso anche degli assorbenti, se li usate. Io ho preso questi Line Seta Canali, quelli da 4 pallini su 6, c'era un buono da 50 centesimi che me l'hanno scalato immediatamente. Poi ho preso anche queste, allora ho preso questi 3 slip maxi di cotone elasticizzato, erano carini, ce n'era uno aperto che ho visto, sono praticamente così, spero che si veda, di Liabel. Allora, questi qua io non li uso, non è la biancheria intima che uso, però quando il ciclo mi salvano, soprattutto di notte, e quindi anche perché per utilizzare questi su quelle che uso io, questi si possono utilizzare, ci siamo intese. Allora, lo dico così perché so che questi video vengono visti soprattutto da donnine, quindi... E niente ragazzi, se siete dei maschietti non vi interessano queste cose, però vabbè, quindi però ve le consiglio perché il cotone è veramente super bello e partono dalla M, io infatti ho preso la M che c'è scritto taglia quarta, però perlomeno non dovrebbero tirare eccetera, qua corrisponderebbe a una 46, io sono una 38, spero che non mi stiano larghissime, però non sembravano, cioè sembravano belle elasticizzate, ce n'era una aperta, anzi una la apro con voi, tanto le ho prese per usarle, per cui e, non sembrano molto molto piccole, ecco, sembrano veramente una taglia giusta che poi si può, insomma, si può elasticizzata, che si può allargare, ecco. Sì, effettivamente sono sicuramente un po' grandine, mio papà, ecco queste, cioè posso metterle sopra i pantaloncini, però sono veramente molto morbide. Ecco, io l'unica cosa che non sopporto, ed è per quello che utilizzo praticamente dei micro tanga, perché io non sopporto le mutande. Penso che da quando ero piccolina la cosa più insopportabile per me erano proprio le mutande, perché io lo chiamo il culo carnivoro. Forse ne avete già sentito parlare sul mio canale perché ne ho parlato più di una volta. E io ho quei ciapet che praticamente continuano a tirare dentro la riga dei ciapet le mutande, quindi mi si forma il rotolone qua dietro, io le odio le mutande, quindi non ne ho. E mi servivano proprio perché ho detto, vabbè, se sono in giro di solito utilizzo insomma questi, e per cui le ho prese proprio per questi. Adesso non è che mi ci voglio soffermare più di tanto, però questo è. Ovviamente ho preso anche dei Tampax, anche qua io ho preso quelli verdi, che sono quelli di 3 goccioline su 4, li volevo arancioni perché ultimamente, soprattutto poi d'estate, rischio di macchiarmi, è una cosa che non sopporto, però vabbè, c'erano solo questi, non c'erano quelli arancioni che sono quelli massimi. Ho preso questi e c'era lo sconto di una percentuale, non mi ricordo, penso forse il 50% su ogni pacchetto, e quindi ho preso anche questi. Poi ho preso dei rasoi a 3 lame, sempre di Coop, sono 4 rasoi, li ho pagati pochissimo e voglio provarli. Solitamente io prendo i rasoi maschili perché essendo fatti per il viso immagino che siano addirittura più delicati di quelli che vengono utilizzati per le gambe.
Li ho presi perché? Perché come sapete io ho fatto la luce pulsata, per cui tecnicamente non mi dovevano uscire peli, però qualcuno ne esce e siccome la ceretta non lo prende perché è troppo sottile, perché oramai sono rimasti quelli proprio biondini, biondini, sottili, sottili, allora per avere la gamba pulita utilizzo questo, però tipo la faccio una volta ogni 2 mesi, la lametta la passo una volta ogni 2 mesi, però... diciamo che per essere sicura di essere pulita, perché non voglio che poi in spiaggia magari si vedono qualcosa, allora l'ho presa. Poi ho trovato queste gommose alla liquirizia, sempre della Coop, che hanno la stessa lavorazione delle gommose alla liquirizia che trovo al Carrefour, che non hanno zuccheri, sono polioli. Ok, quindi anche queste mi aiutano quando voglio magari di un dolce. Ho proprio voglia di dolce, perché soprattutto all'inizio, quando abbandoni i carboidrati dolci, ti vengono quelle voglie un po' mi aiutano, mi metto una caramella in bocca, mi dura quel quarto d'ora prima di mandarla giù e praticamente per dopo mi passa la voglia di dolce, perché ce l'ho già avuto, ecco. Ho fatto anche scorta perché non le trovo più, non riesco più a trovarle al Carrefour. Ho preso questo Off Adventure, che è efficace contro le zanzare, le zecche e i tafani, perché nell'ultima avventura praticamente mi ha punto anche un bel tafano, quindi ho avuto un piede gonfio così per non so quanto tempo, per cui spero che questo mi aiuti. E poi ho preso una limetta per le unghie in ferro, perché mi si è scheggiata una ricostruzione e non voglio perderla, siccome devo andare da Beauty Nail a fine agosto, fino a fine agosto come faccio? Allora voglio provare, dato che si è scheggiata proprio qua alla base e internamente, voglio provare a limarla in modo tale da non spezzare completamente l'unghia, e quindi niente, ho preso questa. Poi c'era una sezione strafiga e quindi mi sono divertita, la sezione back to school. Vi farò un video specifico, adesso ve le faccio solo vedere, ma vi farò un video specifico dove proveremo tutte le cose che ho trovato, insomma, che ho preso. Allora, innanzitutto c'erano queste matite, che praticamente vi faccio vedere, è un astuccetto trasparente con queste matite di questi colori qui. Io utilizzo tantissimo le matite per sottolineare i libri e ho pensato che sottolinearle con colori diversi a seconda dell'argomento potrebbe essere anche una cosa carina, per cui le ho volute prendere. Poi ho preso questo temperino, c'erano di tutti i colori, raga, era fighissimo e non vedevo l'ora, cioè li volevo tutti, però poi ho detto vabbè, Heller, non esagerare, anche perché io non sono una cartopazza, una fissata o cosa, l'unica cosa su cui sono fissata è la lettura, per cui io mi diverto a leggere, prendere appunti, poi i miei video come sapete li scrivo tutti, quindi sicuramente scrivo tanto e leggo tanto, però non è che sono una fissata dei decori o quant'altro, per cui ho detto Heller, dai, non esageriamo. Poi ho preso questo astuccio che dentro ha delle matite, un temperino, un righello e mi pare anche una gomma, no, la gomma no. Ah, il temperino, due matite, una penna e un block notice, che è questo. Ma comunque vi ripeto, vi farò un video specifico dove ve le faccio vedere. Un altro astuccio di quelli un po' bombati. Matite, sempre matite quelle HB, con la gomma. Ah, questi qua fantastici, queste fantastiche 4 gomme, guardate come, adoro. Ecco, i temperini sono dello stesso brand che si chiama Le Cose, ragazzi, non potevo non prenderle, cioè quando le ho viste ho detto mie. Poi ho preso questi 12 evidenziatori, anche questi Le Cose, sempre lo stesso brand, non so se sia un brand che c'è solo a Eur, io non l'ho mai visto a Milano, comunque mi è piaciuto molto perché ha tutte cose veramente super in linea. Ve li faccio vedere, qua sotto ci sono quelli proprio con i colori fluo e qua sopra ci sono quelli con i colori pastello, e quindi niente, volevo gli evidenziatori, ce li ho. Per l'agenda, sulle agende utilizzo molto gli evidenziatori per mettere in evidenza le priorità o distinguere le appartenenze, non so, questo è un progetto lavorativo, lo evidenzio in verde, quest'altro è un progetto casalingo, lo evidenzio in rosa, cose così. Poi ho preso questi due temperini, che di temperini non ne ho mai abbastanza. Allora, questi due li ho presi per quelle che sono, perché vedete che sono quelli piccolini, per quelle che sono le matite così. Mentre invece questo ha il doppio tempera matite. Comunque, vi ripeto, vi farò un video back to school. Poi ho preso questo, che non potevo non prendere, Chiara Ferragni Forever and Ever.
Righello, temperino, anche questo doppio, e matita. Questi li apriamo tutti insieme nel video Back to School. Poi ho preso, ecco, questi li volevo già prendere indipendentemente dal Back to School, li ho trovati in super offerta e li ho presi perché io li utilizzo tantissimo. Questi sono i pennarelli a punta fina della Stabilo e io li utilizzo tantissimo sulle agende proprio per diversificare gli appuntamenti, quindi questi li avrei presi comunque in ogni caso. Dopodiché ho preso per finire due quaderni di Chiara Ferragni, questo a quadretti. In realtà io volevo trovare questo a quadretti, cioè nel senso questo qui mi piaceva tantissimo, poi è con la spirale e l'ho trovato a righe. Io in realtà volevo questo a quadretti e l'altro a righe, però siccome questo a quadretti aveva una copertina che non mi piaceva, allora ho preferito fare così, questo a righe, e poi ho preso questo a quadretti che mi piace tantissimo comunque con Mati e Chiara. Molto carini. E, sapete che io sono fissata con le sue cose anche perché sono di una qualità veramente altissima, ti danno anche una percezione stupenda perché quando li tocchi sono fatti con materiali che anche ti danno anche un'emozione tattile, e quindi io ho voglia quando lavoro, siccome lavoro tantissimo, lavoro di notte, lavoro di mattino, lavoro 90% del mio tempo, dato che appunto non ho figli, non sono una che fa la vita a Dubai, viaggi, quant'altro. La cosa che mi piace di più nella mia vita è proprio lavorare, e quando lavoro voglio essere pervasa da tutte emozioni positive, anche sotto l'aspetto tattile, e vi garantisco che questi quaderni, questo è tutto in rilievo, questo sembra vellutato, sembra una specie di silicone vellutato anche questo, e fa tanto la differenza nella percezione che ho io nelle emozioni che riguardano il mio lavoro. Siccome non avevo trovato tutto e mi ero dimenticata anche una cosa, sono passata dai cinesi. Qua c'è un negozietto di cinesi qua vicino, e quindi sono passata dai cinesi per prendere queste cose qua, che sono praticamente dei sacchetti gelo che si utilizzano per fare i cubetti di ghiaccio, e siccome li ho trovati a 1 euro, come potete vedere qua, vabbè non so se riesce ad inquadrare, ecco, 1 euro costavano, ne ho presi 3. Uno credo che lo utilizzerò qua perché non credo che me ne servano più di, quanti sono, 280 cubetti. E gli altri 2 me li porterò a casa perché mi dimentico sempre di comprarli quando faccio la spesa. Poi però girandoli dai cinesi ho trovato questo che mi piace tanto e che mi sono dimenticata a casa di portare, quelli del mio negozio, che sapete che io ho i cosi sul mio negozio, però praticamente avevo bisogno di un mollettone per capelli e ho preso questo che è super 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 carino. Non me lo inquadra, raga, comunque è super carino, sbralusento. E poi ho trovato 2 cose molto interessanti. Allora, spille da balia, perché io le uso veramente tantissimo, soprattutto quando devo fare le foto e i vestiti magari non mi stanno, uso le spille da balia. E quindi ho preso queste di varie misure. Comunque se andate dai cinesi di solito ne hanno tantissime di queste cose. E poi ho trovato queste spille da balia fatte così. Cioè, ragazzi, sono fighierrime. Queste qua si possono utilizzare e farle anche vedere, quindi non so, una camicia, un costume da bagno, qualsiasi cosa si possono anche utilizzare. Niente raga, questo era tutto il mio svuota la spesa di oggi, spero che vi siano piaciute tutte queste cose. Adesso io ho un po' di roba da mettere a posto qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo video, fatemi sapere se siete mai stati a Euroma 2 e se avete mai fatto degli acquisti lì, qui sotto nei commenti, e fatemi sapere se vi sono piaciute le cose che ho acquistato, se ci sono domande o qualsiasi altra cosa, vi leggo e solitamente vi rispondo anche. A me non rimane che ringraziarvi per essere stati con me fino alla fine di questo video, vi mando il solito mega mega bacio e tanto ma tantissimo amore.